Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, come state? Qui è il vostro Megozzo, ben ritornati sul mio canale, soprattutto dopo 4 giorni di assenza, perché purtroppo, spero siano gli ultimi, ho fatto una breve vacanza a Londra, avevo detto che ero partito, quindi spero che alcuni di voi l'abbiano visto e se lo ricordino, perché comunque l'avevo detto anche su Instagram, ho fatto adesso anche su Instagram, quindi spero si sia capito. Quindi, detto questo, ho fatto anche questo viaggio un po' per schiarirmi le idee, ragazzi, anche su nuovi video, nuove cose da fare, quindi preparatevi che da... Vedete, a questo periodo in poi arriveranno tante belle cosette per voi e anche per me, quindi mi raccomando, seguite bene il canale perché ci saranno tante belle cose. Bene, allora adesso andiamo subito con Ronaldo Junior, perché ragazzi ci attende un video bomba, quindi mi raccomando, lasciate un bellissimo mi piace e iscrivetevi al canale perché Ronaldo Junior è carico ed è tornato con un nuovo e bellissimo episodio. Bene ragazzi, eccoci qui carichi con il nostro piccolo Ronaldo Junior, che non ci vediamo da un bel po' di tempo. Vi ricordo che Ronaldo Junior, ragazzi, vi saluto a fine video, quindi vi ricordo di seguirmi qui su Instagram, così a fine video posso salutarvi, quindi mi raccomando ragazzi, passateci 2 minuti così, giusto per mettere qualche mi piace, commentare, importante ragazzi, e mi seguite, quindi fatelo, mi raccomando, Bene, allora, come ormai sapete, solitamente Ronaldo Junior e i suoi amici, ragazzi, vengono qui al parco a giocare. Sono le 5:05 precise. Ho preso con 5 minuti di anticipo. Però a quanto pare sembra che mi stiano ignorando. Cioè non è che mi stiano ignorando, mi hanno visto che sono arrivato, però stanno parlando di altre cose. Quindi mi piacerebbe sapere di cosa stessero parlando, ma ancora non li vorrei interrompere. Quindi ragazzi, cerco di ascoltare quello che sta dicendo Francis. Anche se Albert si è girato verso di me, ragazzi, mi ha salutato. Allora, vediamo cosa stanno dicendo. Un nuovo video si prospetta, una nuova avventura, perché Ronaldo Junior, ragazzi, i suoi amici si ficheranno in una cosa forse molto probabilmente più grande di loro. Allora, da qualche parola che sento, perché Francis ha già iniziato il discorso, ha detto che c'è una suora che si pensi che sia stata impossessata, una suora maledetta, ecco per così dire, Esghere, si pensi che ci sia, si pensa che ci sia una suora maledetta, ragazzi, che era in un convento qua vicino, da quello che sta dicendo Francis, e che questa suora appaia ogni tanto sul Monte Chiliad, no? E Albert sta dicendo, sia Albert che il suo amico, che sta dicendo solo cavolate. E la nostra amica Francesca invece sta controllando su Google, ragazzi, quello che sta dicendo Francis, perché di essere una storia vera e vera, il problema è che nessuno di noi crede che questa suora appaia realmente sul Monte Chiliad. Quindi Monte Chiliad lo conoscete benissimo, ragazzi, è da queste parti qui. No, scusate, voglio dire da queste parti qui. E da quello che sta dicendo, questa suora qui, ragazzi, sarebbe la suora di The Nun. Chi è che non ha visto il film di The Nun, ragazzi? Non so se l'avete visto tutti, no? Ok, c'è Albert. Albert si sta incazzando, ragazzi. No, scusa, bro. Scusa, non volevo spingerti. Scusa, non facciamo a botte. Ok, dopo questa piccola interruzione, dicevamo che appunto nessuno di noi crede che questa suora indemoniata appaia realmente, che sarebbe la stessa suora, ragazzi, del film di The Nun. E Francis sta dicendo che potrebbe essere vero e potremmo andare a vedere, dato che ormai noi andiamo a vedere qualsiasi tipo di cosa, ma qui vedo molto scettici, perché mi sembra strano, ragazzi, che una suora indemoniata appaia sul Monte Chiliad non si sa a che ora. Cos'è, a mezzanotte, alle 3, c'è pure un orario? No, Francis dice che appare durante la notte. Se siamo fortunati la possiamo trovare. Francesca, è vero? Ho scritto così? Qui non finiscono di discutere, perché loro due non credono sia vera. Perché avete mai visto una suora indemoniata, ragazzi? Cioè, perché hai visto il film di The Nun? Questo è spettacolare, è bellissimo. Quindi a quanto pare si prospetta una nuova avventura. Andremo a caccia di questa suora pazza sul Monte Chiliad. Sei pronto, Francis? Io spero tu ti sia portato il pannolino per non cagarti addosso. Bene, esisterà veramente questa suora di The Nun? Apparirà veramente sul Monte Chiliad, ragazzi? Lo scopriremo nel video di oggi. Anche perché dicono che questa sia una leggenda, che questa suora qui, dopo essere stata indemoniata, si sia buttata dal Monte Chiliad. Fa venire i brividi questa storia. Comunque la verificheremo noi stessi. Allora, io con la bici del mio stesso colore, perché fastidio, Sghere. Guarda, la bici è la stessa maglia, la stessa tonalità della felpa. Dai, no, oggi lasciala di Albert questa. Ecco, appunto, vedi, poi ammazzi le persone. Va bene, ragazzi, allora, facciamo una cosa. Tutto in BMX, è l'unica cosa, ci becchiamo direttamente lì, perché io ho la macchina. Sghere, Ronaldo Junior c'è la macchina. Se no, ma perché devi spingere i tuoi amici? Ecco, vedi, poi si incazzano. Lo sai che si incazzano. No, dai, Fancy, sto scherzando. Andiamo su sto monte, dai. Andiamo a beccare sta suora, che solo per arrivare ci metteremo una vita. Vi ricordo che il Monte Chiliad, ragazzi, è qui. Allora, come vedete, sono qui con i nostri amici, che tra l'altro sono cagati addosso. Ragazzi, perché devo andare avanti io?
Ma dai, sempre avanti io. Vabbè. Ah, andiamo avanti noi e cerchiamo di capire un attimino la situazione in questo posto. Sapete, ci siamo stati già diverse volte, cioè anche voi tutti sapete com'è formato il monte, eccetera, eccetera. Quindi ormai è 90 giugno, ragazzi, ha visto così tante cose che non c'è manco più paura del diavolo stesso. Ma ci sono delle moto. Signora dice che non ha visto nessuno, ragazzi, e che dovremmo andarcene perché siamo dei bambini e questo posto è troppo pericoloso per dei bambini. Non credo che questa cosa della suora sia una cosa vera. Anche perché, Francis, ci spiegheresti bene il fatto? Da dove si sarebbe uccisa questa? Che, ragazzi, Francis ha spiegato, sto parlando, che la suora si sia buttata da questo punto. Infatti, non so perché ci sia un cartello, se non è stato mai rimosso. Insomma, è una cosa prettamente misteriosa. E ora vorrei chiedere a questi estranei se sanno qualcosa. Scusi, signora, ma lei sa per caso qualcosa della suora che si è uccisa qui? La signora, ragazzi, dice che non sa di che cosa stiamo parlando. Scusi, signora, sa per caso qualcosa della suora? Ragazzi, ma la signora dice non so di cosa tu stia parlando. Sa per caso qualcosa della suora? La signora dice che, ragazzi, è di Los Santos, vive da 30 anni e ha sentito parlare di questa suora che per caso si è uccisa. E dice che forse non dovremmo stare qui perché non si sa se stiamo reagendo vero. Grazie, signora, è stata molto gentile anche lei. Allora, abbiamo avuto forse le risposte che cercavamo. Si sta facendo buio e vedremo, ci appostiamo, vediamo se riusciamo a vedere questa suora, il fantasma di questa suora. Forse conviene metterci qui da qualche parte e forse è meglio iniziare ad accendere le torce perché tra un po' inizierà a fare seriamente buio, ragazzi. Ok, l'avventura si sta facendo mozzafiato. Sul tetto, ragazzi, è prettamente pericoloso, per cui non dovremmo stare qui. Ragazzi, occhio, Infatti, voi rimanete là. Rimanete là, rimanete là. Alberto, voi date un'occhiata lì, io do un'occhiata qui da qualche parte. La storia della suora è una mezza cavolata. Non so bene, magari da dove se la sia tirata fuori Francis. Forse è solo una storia per farci paura. In ogni caso, ragazzi, qui non c'è niente. Forse dovremmo tornare indietro. Perché Francis ha detto che... Oddio, non andaci... No! Cazzo, sono fatto male. No, ragazzi, tutto a posto, tranquilli. Sono caduto, scusate. Comunque, Francis, qui io non vedo niente. Cos'è quella cosa bianca? Oddio! Ragazzi, Francis, mi sa che l'abbiamo trovata. Guardate lì. Non ci credo, ragazzi. Aspettate un momento che non vedo mai bene con io. Si vede una cosa bianca. Dovremmo andare a vedere. Ma che diamine? È sparita di nuovo. Cioè, di nuovo, è sparita. Forse, ragazzi, ho visto male io. Forse è l'effetto della luce del Monte Ciglia. Ragazzi, prima voi avete visto qualcosa, no? Ragazzi, l'abbiamo trovata. Oddio! La suora maledetta! È lì! Fatta foto Ronaldo Junior, sì! Ragazzi, guardate! Venite tutti a vedere! Abbiamo trovato la suora! Oddio! Ronaldo Junior, non ti avvicinare! Oh mamma, ragazzi! Ci credo! È lì! È la suora di Denan! Junior, fai delle piccole e semplici mosse! Piano! Oddio! Ragazzi, stiamo vicino! Quanto voi? Non so cosa... Dovremmo andarcene? È tardi? Ragazzi, perché siete tutti zitti? I miei amici hanno iniziato a comportarsi male. Francis, aia! Francis, aiutami! Riprenditi! Ok, ragazzi, sembrano tipo essere impossessati. Non so che diavolo sia successo. Che cazzo è sta risata? Ogni qualvolta succede qualcosa, ragazzi, sente questa risata. Ragazzi, riprendetevi! Sono io! Bene, ragazzi, vi dovete svegliare! Aia! Oh! Non potete picchiarmi così! Oh! Amici, aia! Cosa ti hai fatto? Ragazzi, riprendetevi tutti! Ok, non so come dirglielo più. Vi devo ammazzare, volete essere ammazzati? Aia. Ok, ragazzi, penso che sto per crepare. Sono 4 contro 1. Non riesco manco a colpirli. Sembra come se ci sia uno scudo invisibile che li protegge. Guardate! Non lo colpisce! Non li colpisco sempre! Ah, no, siamo a casa. No, non siamo a casa, ragazzi, sta piovendo. Ma sì, certo, eravamo sul monte. Oddio, ragazzi! Quella suora mi incute tanta paura, non la voglio guardare, non la guardare, non la guardare, non la guardare! I nostri amici sono svenuti, ma... Ronaldo Junior, che diavolo? Alzati! I nostri amici sono indemoniati, stecchiti a terra. Dai, Ronaldo Junior, come sempre, affronta la situazione col colpo segreto! Oddio! Oh! Mamma, l'abbiamo presa? Eccola, ragazzi, è qui! Oh mio Dio, ragazzi, sembra che stia scappando! Sta scappando, sta scappando! Ragazzi, oddio, non so che sta succedendo. Ronaldo Junior sta scomparendo. Oddio, sta scomparendo. Sparita. Oh mio Dio, è sparita.
i miei amici, devo tornare dai miei amici, ragazzi. No, ragazzi, sto arrivando. Ragazzi, ci siete? Oddio mio. Ma che ca... Porca... Non ci credo, ragazzi, sono sospesi per aria. Oddio, ragazzi. No, qui c'è qua... Qui sta succedendo qualcosa di molto sinistro. Oddio. Ragazzi, devo tirarli giù. Ragazzi, come faccio a tirarli giù? Oddio santo, provo a buttarmi di qui, magari li riesco a buttare giù. Ok, dai. No, oddio, sono caduto. Ragazzi, non vengono giù. Sapete tipo che stanno operando. Oh mamma, ragazzi, non so che devo fare. Allora, io direi che per questo video sembrerebbe essere tutto. Non so se Ronaldo Junior riuscirà a far scendere i suoi amici da questa posizione. Ronaldo Junior, mi raccomando, non metterti mai più contro gli spiriti, mai più. E saluto gli ultimi di voi su Instagram. Voglio salutare Luca02, Tia Calabria, Micaela N54, AU5RT e Bartoni Filippo. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi. Se anche voi siete salutati da Ronaldo Junior e da me, mi raccomando, il mio Instagram trovate qui e in descrizione. Per cui passateci, ragazzi, perché sapete che ci tengo veramente tanto a questa cosa. Bene, io direi che la situazione in cui sono Ronaldo Junior è pessima, perché non sappiamo se comparirà ancora qualcuno. Siamo cagati letteralmente nelle mutande addosso. Direi che per questo video è tutto. Ronaldo Junior, ti conviene trovare una soluzione. Grazie per essere stati anche con me quest'oggi, per aver visto il video. Qua è il vostro negozio e ci becchiamo al prossimo video. E sghere!